Pedro Antonio e Juan Colón, conti della Cuevas, del Portugal e della Veragua, erano due pronipoti di Cristoforo Colombo, per via materna, che erano qua durante la dominazione spagnola, uno era vescovo di Manto, l'altro era gran cancelliere di Stato. Quando sono morti, loro venivano qui a pregare, hanno voluto essere sepolti qua. Hanno regalato l'altare e qui sotto c'era una stanzetta, un loculo dove sono sepolti tutti quei signori. Purtroppo è sparito quello, però c'è rimasto quello stemma là sopra, vedete, uno e due, lo stemma ovale, è lo stemma araldico di Cristoforo Colombo. Tuttora ci sono? Sì, sì, ci sono. C'è la Torre di Castiglia e il León, perché era stato sponsorizzato da Isabella di Castiglia. Poi c'è la fascia nera dell'ammiragliato. C'è davvero la scritta Colom che... Sì, Colombo ha scoperto l'America, il Nuovo Mondo, in spagnolo. In spagnolo. E poi c'è l'emblema del Portogallo, perché erano anche conti del Portogallo. Ed è un particolare anche quello. E poi c'è... E poi c'è il particolare più macabro, che è questo. Macabro, insomma. Particolare. C'è una scaletta che scende e c'è un cunicolo che va a finire in un'enorme cripta dove ci sono degli scarabei come se fosse quel coro in legno, ma sotto è in muratura e i disciplini quando morivano li mettevano qua sotto senza cassa, praticamente con l'orsaio francescano seduti in preghiera e ci sono ancora questi signori, una trentina di scheletri che però sono decomposti chiaramente. Ci sono le teste da una parte, le gambe dall'altra, qualche pezzetto di stoffa del saio e una scena abbastanza così. Purtroppo c'è anche veramente umido il posto, che un po' di terriccio è caduto e c'è frammisto, ci sono un po' sui testi, un po' di terriccio, un po' di ossa. Sono 5 mesi fa sono venuti degli archeologi a studiare sotto, a prendere delle misure e hanno pensato ma che, perché non l'ho messo a posto? Infatti pensavano di raccogliere, pulire, mettere queste ossa nelle qualche urna, poi mettere sui vari sedili, però è meglio lasciare stare, sono così, sarebbe tanto stravolgere il luogo, stravolgere. Comunque anche questo è un luogo particolare, che nessuno capita di vedere. Lei l'ha già visto? Mai? No, io sono sempre stato fuori, perché mi aveva spiegato che essendo una tomba sarebbe anche violarla entrare dentro. Sì, infatti. Sì, sì, sono. Comunque posso fargli vedere com'è, perché ho delle fotografie. Ah. Se vuoi le faccio vedere. Il 1932.